Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, Pastore eterno, che governi il tuo popolo con sollecitudine di padre, guarda il tuo servo, il presbitero Alberto Riccardo, chiamato a far parte del collegio episcopale, e fa che nella santità della vita si dimostri sempre e dovunque autentico testimone di Cristo, Maestro e Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le pieghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Parola di Dio. Tu sei sacerdote.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica, e il Dio della pace sarà con voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.
e ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Beatissime Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Alberto Riccardo Lorenzelli Rossi. Molto volentieri. Rendiamo grazie a Dio.
Fratelli e figli carissimi, riflettiamo attentamente a quale alta responsabilità ecclesiale viene promosso questo nostro fratello. Il Signore nostro Gesù Cristo, inviato dal Padre a redimere gli uomini, mandò a sua volta nel mondo i 12 apostoli, perché pieni della potenza dello Spirito Santo annunziassero il Vangelo a tutti i popoli e, riunendoli sotto l'unico pastore, li santificassero e li guidassero alla salvezza, al fine di perpetuare di generazione in generazione questo ministero apostolico. I 12 si aggregarono dei collaboratori, trasmettendo loro con l'imposizione delle mani il dono dello Spirito ricevuto da Cristo, che conferiva la pienezza del sacramento dell'ordine. Così, attraverso l'ininterrotta successione dei vescovi nella tradizione vivente della Chiesa, si è conservato questo ministero primario e l'opera del Salvatore continua e si sviluppa fino ai nostri tempi. Nel vescovo, circondato dai suoi presbiteri, è presente in mezzo a voi lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, sommo sacerdote eterno. Il Cristo, infatti, che nel ministero del vescovo continua a predicare il Vangelo di salvezza, il Cristo che continua a santificare i credenti mediante il sacramento della fede, il Cristo che nella paternità del vescovo accresce di nuove membra il suo corpo che è la Chiesa, il Cristo che nella sapienza e prudenza del vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla felicità eterna. Accogliete dunque con gioia e con gratitudine questo nostro fratello, che noi vescovi con l'imposizione delle mani oggi associamo al Collegio Episcopale. Rendete a lui l'onore che si deve al ministro di Cristo e al dispensatore dei ministeri di Dio, al quale è affidata la testimonianza del Vangelo e il ministero dello Spirito per la santificazione. Ricordatevi delle parole di Gesù agli Apostoli: chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me; chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Quanto a te, fratello carissimo, eletto dal Signore, rifletti che sei stato scelto fra gli uomini. Mai dimenticarti delle tue radici, la tua mamma, la tua famiglia, delle tue radici. E sei stato eletto per gli uomini. Sei stato costituito nelle cose che riguardano Dio. Episcopato, infatti, è il nome di un servizio, non di un onore, poiché al vescovo compete più servire che dominare, secondo il comandamento del Maestro: chi è più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Il vescovo è un servitore, pastore, padre, fratello, mai un mercenario. Annunzia la parola in ogni occasione, opportuna e non opportuna. Ammonisce, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. E mediante l'orazione, non ti dimentichi che il primo lavoro del vescovo è la preghiera. Così lo ha detto San Pietro il giorno in cui ha creato i diaconi. A noi la preghiera è l'annunzio della parola. Un vescovo che non prega è un mercenario. E mediante l'orazione, l'offerta del sacrificio per il tuo popolo, attinge dalla pienezza della santità di Cristo
la multiforme ricchezza della divina grazia. Nella Chiesa a te affidata, sii fedele custode e dispensatore dei misteri del Cristo. Posto dal Padre a capo della sua famiglia, segui sempre l'esempio del buon pastore, che conosce le sue pecore, da esse conosciuto e per esse non ha esitato a dare la vita. Vicinanza al popolo di Dio, conoscere il popolo di Dio dal quale tu sei stato scelto. Ama con amore di padre e di fratello tutti coloro che Dio ti affida, anzitutto i presbiteri e i diaconi, i tuoi collaboratori. Il prossimo, più prossimo del vescovo, sono i sacerdoti e i diaconi. Vicino ai sacerdoti, vicinissimo, che quando ti cerchino ti trovino subito, senza burocrazia, direttamente. Ma anche sii vicino ai poveri, gli indifessi e quanto hanno bisogno di accoglienza e di aiuto. Esorta i fedeli a cooperare all'impegno apostolico e ascoltali volentieri. Abbi viva attenzione a quanto non appartengono al covile di Cristo, perché essi pure ti sono stati affidati dal Signore. Ricordati che nella Chiesa Cattolica radunata nel vincolo della carità sei unito al Collegio dei Vescovi e deve portare in te la sollecitudine di tutte le Chiese, soccorrendo generosamente quelli che sono più bisognosi di aiuto. Veglia con amore su tutto il gregge. Fa la veglia. Questo gregge nel quale lo Spirito Santo ti pone a reggere la Chiesa di Dio. E questo fallo nel nome del Padre, del quale rendi presente l'immagine, nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio, dal quale sei costituito Maestro, Sacerdote e Pastore, e nel nome dello Spirito Santo, che dà vita alla Chiesa e con la sua potenza sostiene la nostra debolezza. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli,
che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza a me, successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con amore di Padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori del ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle nella villa di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti Dio Onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del Sommo Sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in te la tua opera da bambino, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Thank you.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi su questo tuo Figlio con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia, tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita alla tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questo tuo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu l'hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo, da te eletto all'Episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli ti serva notte e giorni per renderti sempre a noi propizio e per offrirti doni nella Santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio abitai il potere di rimettere i peccati, secondo il tuo mandato. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore, sia offerta viva a te gradita. Per Cristo, tuo Figlio, a te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.
Ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza di animo e dottrina. Riceve l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Riceve la mitra, risplenda in te i fulgori della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Riceve il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.
Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Signore, le offerte che portiamo all'altare per la tua Chiesa e per il tuo servo Alberto Riccardo, che hai scelto come dispensatore dei santi misteri a guida del tuo popolo. Rivestilo delle virtù degli apostoli per la crescita spirituale del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo, tuo Figlio, Pontefice della nuova ed eterna alleanza. E hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei credenti. E con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipe del suo mistero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino i tuoi figli alla mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra a tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci hai comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nella chiesa e la tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nella testa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e il sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Alberto Riccardo, che oggi è stato ordinato vescovo. Donagli la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Riconiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarsi insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, ossiamo dire. Oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Per la potenza del sacrificio eucaristico, moltiplica, Signore, nel Vescovo Alberto Riccardo i doni della Tua grazia, perché fedele nel servizio riceva il premio riservato agli operai del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ti ha costituito pastore e guida della Chiesa, ti benedica, ti custodisca nella vita presente e ti doni la beatitudine eterna. Amen. Cristo Signore, conceda al clero e al popolo, uniti nel suo amore, di godere del suo favore per lunghi anni sotto la tua guida pastorale. Amen. Lo Spirito Santo li renda obbedienti al Divino Maestro, docili al suo ministero, liberi da ogni avversità, colmi di tutti i beni e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con te nell'assemblea dei Santi. Amen. E su tutti
voi qui presenti, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Ite et